Talito che sta di sambuca, gli occhi li ripeto di non piangere. Chiuso in casa come fossi in carcere, col chiuso di Los Angeles. So bene come ci si sente al margine, ma più sono fragile, più scrivo per le magiche. Prendo a calci, tu immaginati un ciclo, i giorni come pagine di un libro. Un video dove la via più facile è il suicidio. Da solo al buio dentro la voragine, ingerito un bambino, costretto a diventare cattivo. Devil may cry. Ok guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di DMC, Devil May Cry. Allora, riprendiamo subito. Ci eravamo lasciati qua, alla casa di Dante. Adesso, signori, poi vi devo dire una cosa. Distruggi... ah, con Arbitre, perfetto. Grazie. No, pensavo si avviasse una scena, quindi per questo mi sono fermato. Signori, stavo andando per registrare... Cosa succede? Qua ci servirà un'altra arma che poi sbloccheremo dopo. Cosa è successo, signori? Ecco qua. Mentre accendo l'Xbox, come ho qua quattro profili dediti alla registrazione, non mi ricordavo se era sul profilo 3 o il profilo 2 che avevo registrato. Ripristina immediatamente parte della salute, il globo verde. Allora ho detto... mi sa che è il 3, perché il 2 l'avevo già usato. Vado al 3 e non trovo nessun salvataggio. E zio, com'è possibile se ho registrato? In poche parole, ho pensato l'Xbox avesse cancellato i file. Invece no. Era sul profilo 2. E vi dico solo questo, ho dovuto registrare. Ho ricompletato il primo livello senza motivo. Quello ero io. Me lo ricordo. Ok, adesso dovremmo completare delle sfide qua. Mi stavo dicendo, alla fine dei conti vado a vedere sul profilo 2 giusto per un mio pallino. E che cos'era infatti? Era sul profilo 2. Ok, ecco qua. Richiamo demoniaco di Ophion. Dovrebbe chiamarsi così. Adesso... ok, quindi abbiamo preso l'artiglio, come quello di Batman, il Bat-artiglio. Vai, adesso stiamo un po' di roba, vieni qua. Come here! Dovrei aumentare il salto però qua, dovrei prendere qualche upgrade per il salto. Perché mi fa veramente paura quando salta, signori, mi sembra sempre che cade. Ah, non è che spostava... ha spostato quello, ha spostato proprio mezzo palazzo, va bene. Vieni qua. Qua invece proprio toglie il pavimento. Intanto qua, sto cacchio di suono, lo sai. Ah. Vieni qui. Come here. Come here. Finish him. Ehi. Ehi, come here! Come on! Troppo facile. Too easy. Eravamo arrivati a C, a Cruel. Ok. Qua adesso dobbiamo, sa che dobbiamo sfasciare. Dobbiamo distruggere le catene, ovviamente. Che c'è ora? Ah, sì. Sfascia.
Via da qui. La meningite è un male umano. Tu non sei umano, Dante. Tu non sei. Ok, che cos'altro hai per me? Pensavo di dover fare anche gli altri, ma mi sa che dobbiamo aspettare un po', dobbiamo andare avanti un po' con il livello. Sì. Ma io sento un'anima. Che? Mi sa che è vicina, perché la sento proprio. È quella? Non penso. Ce la sento io, però boh. Ah, qua dobbiamo invece tiriamola via. Via. Qua in poche parole, signore, dovremmo fare tutti e quattro. Dovremmo liberare la statua, in poche parole. Sparda! Sono qui! Sono qui! Ci cosa diavolo è successo qui? Dante, tua mamma dovrebbe essere. Batos con scudo dovrei riuscire a... ecco, vedete, gli levo lo scudo. Ecco. Vai. Come here. Perché, sapete da cosa me ne sono accorto che l'avevo finito? No, no, no. Muoviti. Sapete da dove me ne sono accorto? Perché avevo visto... hai battuto... mi ha dato un trofeo, un obiettivo... 20 punti, ben fatto ragazzo, una cosa del genere. Vado a vedere, hai battuto il cacciatore. Ma io l'avevo già battuto in questa. Quindi anche se mi avesse cancellato i file, doveva darmelo lo stesso il trofeo. E infatti poi là mi sono sospettito. Meno male, signori. Allora, vediamo se ci abbiamo un punto. Perfetto. Vediamo. Arbitrer. Vai, questa la dobbiamo potenziare, Arbitrer, un po'. Meno male, penso di aver cancellato i file. Meno male. Ho risparmiato un casino di tempo a dover ripetere il livello. Ok. Quella è... la mamma. Ti voglio bene, Dante. Demoni di merda. Avete rotto leggermente le scatole. C'era Dante poverino che stava rimembrando il passato. Adesso vi sfascio con... distruggi i blocchi. E richiamo demonico, ecco quello che avevamo fatto prima. Ma perché fare così? Dai, distruggiamo mezzo mondo. Come on. Morto. Ecco, adesso ci dovrebbe dare anche l'altra arma. Ci dovrebbe dare, signori. Ecco, qua andiamo. Abbiamo ottenuto Osiris. Mi fa impazzire. Nuovo trofeo. Una falce. Ah, LT. Perfetto. Quindi RT. Usiamo la super cazzuta. Quella super potente. Invece con questo facciamo le super combo. Ecco, quando si carica infligge danni extra. Perfetto. Come on. Come on. Abbiamo un altro punto abilità da poter utilizzare dopo. Perfetto. È buona quest'arma, ma
non è molto potente. Cioè, con un, ci metto 30 anni a ammazzarne uno. Invece con questo, vedete, ci metto un secondo. Ecco, vedete. Veloce. Sì, adesso. Che devo sfasciare la porta? No. Devo andare di nuovo là, al quadro? No. Allora devo tornare indietro. O quello o quello. Inseguitela, laggiù, coprite le porte, muovetevi. Andiamo, let's go. La statua, vai, un altro punto. Vediamo un po'. Balzo sul nemico. No. Vai, potenziamola un po'. Ci servono altri upgrade, ci servono. E io adesso là come c'è... Ah, grazie. Ci sono le scale, grazie. Ok. Mamma, mi fa male la testa solo a vederli. Come here! Madonna mia, ha sfasciato tutto. Ok. Grazie. Qua invece con la nuova falce dobbiamo sfasciare tutto. Ecco qui. 3 ore per farlo. Là c'è un'anima, ma non possiamo prenderla adesso. Almeno non c'ho qualcosa per poter arrivare là. Morite, stupidi ragni. Oh. Cos'è quello? Una rosa blu. Via da qui. Ok, perfetto, quindi siamo arrivati alla seconda mission. Dovrebbero essere 4. Ok, abbiamo sbloccato la versione angelica di Ophion. Con L invece di qua. Qua invece prende con LT e X, perfetto, L2 per PlayStation. E, arriviamo sempre al nostro solito tot di minuti e poi ci stoppiamo, signori. Non voglio dilungarmi troppo su un livello. Vai, grande. Bene. Grande Dante. Ok. Ah, possiamo anche... Ah. Grazie. Vai. Troppo figa quest'arma. Troppo figa. E poi l'ultima verso il nemico. Incredibile, incredibile. Un altro trofeo, non si sa il perché. Poi lo vedremo dopo. Vai con la combo di falce. Indeboliamolo un po'. Ehi. Troppo lento. Andiamo via. Olè. Mamma mia che culo. Mamma mia signore, ho detto questo mi cade adesso. Ma quante catene c'ha? Altre 2 mi sa. Dai, sfascia tutto. Che cosa sto scatenando? Non credo tu capisca cosa c'è in gioco.
Ok, parata con l'elica. Ok. Ole. Ole. Levatevi. Come here. In nome di mio padre. Con armi demoniache, invece con la mamma armi angeliche. Però faremo quelle demoniache perché mi piacciono di più. Ah, ma morti. Ah, grazie. Ricordo mia madre. Si chiamava Eva. Mi diede questo. Avevo anche un fratello. Eravamo una famiglia. Non avevo idea del pericolo che incombeva. I demoni ci trovarono. Quando entrarono, lo vidi. Sacrificò la propria vita perché ci salvassimo. Non dimenticherò mai cosa le fece. Nostro padre, Sparda, portò via me e mio fratello. Ci separò. Ci nascose in un luogo sicuro fra gli umani. Cancellò i nostri ricordi per proteggerci. Da lì in poi il buio. Fino ad ora. Ok, a posto. Allora, direi al prossimo punto di salvataggio di chiudere qua. Non voglio dilungarmi troppo, signori. Tanto un bel po' di... Abbiamo fatto un bel po' di parte. Mi era stato scritto già nella prima parte. Ecco, ha salvato qua. Quindi direi di stopparci qua, signori. Non voglio dilungarmi troppo. Spero che quest'altra parte vi sia piaciuta. Vi ricordo come al solito di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguimi su Twitter e andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamento di Cin Sconto. Vi ricordo come al solito, vi lascio anche in descrizione il profilo Instagram caso mai qualcuno volesse seguirmi e mettere mi piace ai vari post. Ci vediamo, guys. Ciao!